Io credo che ogni uomo sia prezioso. Io credo che ogni uomo sia un bene prezioso. Io credo che ogni uomo sia un miracolo d'amore. Pensate, ogni uomo è il frutto di centinaia, di milioni di atti d'amore. Atti d'amore tutti quanti andati a buon fine. Tutti. E questo è un miracolo, perché è una cosa che si perde nella notte dei tempi. Io, Lello, come frutto dell'atto d'amore tra mamma e papà, ma anche io, Lello, come frutto dell'atto d'amore tra mio nonno e mia nonna, ma anche io, Lello, come frutto dell'atto d'amore tra mio bisnonno e la mia bisnonna, eccetera, 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 fino ad arrivare ad Adamo ed Eva, papà e mamma di tutti, e quindi al fatto che in fondo, siamo tutti in un'unica famiglia, tutti fratelli di sangue e d'amore. Milioni di milioni di atti d'amore. Pensate, bastava che uno solo di questi atti fallisse e ciao ciao Lello. Bastava, per esempio, che la mia trisnonna diceva al mio trisnonno che si sa non si è mai tirato indietro. Mamma fa. E lui proprio quella sera gli rispondeva: voglio uscire. E ciao ciao Lello. Oppure che la mia trisnonna lo riusciva a convincere, ma lui si distraeva per un piatto di fagioli con le salsicce. E ciao ciao Lello. Perciò è davvero un miracolo d'amore. Io devo la mia vita a un fatto in particolare, però, al fatto che mio nonno è immortale. Io sono pienamente convinto della sua immortalità. Mio nonno si chiama Antonio, è nato a Napoli nel quartiere Sanità. Mio nonno è nato nel 1909, ha 97 anni. Mio nonno vive da solo, è completamente autonomo e si ricorda tutto. Gli unici colpi che perde mio nonno sono soltanto nell'umorismo, per cui ripetere sempre la sua unica battuta, che è una battuta stagionale. Marò, che caldo che fa, beati sordi che non lo sentono d'estate. Marò, che freddo che fa, beati sordi che non lo sentono d'inverno. Il corpo umano è natura composta, è miracolo formato, è Dio che gioca all'artigiano. Il corpo umano è un irripetibile gioiello, è una macchina perfetta. Il corpo umano è un albero. Il corpo di mio nonno è un abete centenario. I piedi, radici solide e saldamente attaccate alla loro terra. Saldate alla Napoli d'inizio Novecento. Radici che attraversano vicoli, passano tra venditori ambulanti, guappi di quartiere bassi, pieni di famiglie, borsa nera e contrabbando. Radici che sfiorano il suolo di Napoli, un puzzle di San Pietrini. Oggetti cuboidali atti a svolgere la pressoché unica funzione di danneggiare ogni tipo di veicolo e scarpa a tacco alto che li solca. San Pietrini, che in omaggio alla suddetta funzione i napoletani chiamano cazzimbocchi. Pochi in famiglia hanno mai visto queste radici, perché il nonno non è mai andato al mare. I suoi piedi non sono radici di acqua, sono radici di terra, asfalto, sudore e ghiaccio. Le gambe, due fusti a spingere su, fatica, onere patriarcale, dovere coniugale. A sostenere il peso di una famiglia, quattro bambini, una moglie e un cavallo. Due fusti simmetrici che non si sono mai spezzati, due fusti solcati da cordoni di linfa vitale. Evidenti, chiari, ora che gli anni li hanno resi sempre più magri. Vene di sangue antico, non vecchio, antico. Un'altra scuola, un'altra pasta, un'altra forza. O sangue non è sangue Dio. È sangue
che Dio ha instillato personalmente nelle vene di chi ha portato sulle sue spalle un secolo di storia, ingiustizia e guerra. Il corpo, un tronco di corteccia, dimora di aquile, falchi e gabbiani, casa di frutta, spese, pane, sigarette, abbracci, scudo per figli, ripare per moglie, appiglio, approdo, un tronco enorme, si ma picci, o fuga se può avere fino a un coppa bombere, perché o nonno è cruos. Un tronco che ora appare ancora più complesso, attraversato da pieghe di pelle, muscoli, ossa, nervi. Un tronco che se ti fermi a guardarlo bene sembra un volto, sereno, sicuro, come di chi ha capito che la storia va secondata, altrimenti quando passa ti porta via con sé. Le braccia, due rami lunghi, forti, solcati da mille nervature, da nodi robusti, così poche volte asciutti, bagnati non da generosa pioggia, ma da sudore di 25.550 giorni di lavoro. Segno di una forza che nasce dalla fatica. Non la forza di plastica delle palestre, non la forza pompata delle macchine, non la forza artificiale di ottuse fialette, ma forza vera. Forza capace di sollevare sulle spalle 50 kg di ghiaccio. Forza capace di tenere stretto un fucile per difendere la casa. Forza capace di picchiare malamente. Forza capace di abbracciare figli e moglie. Forza per essere forte pure quando sanna fe notte vicino a figlio e pozzo fasulì e managgio fatto 26 una roppanata perché si campa e solo perché si sa da campa. Le mani, 10 foglie, anzi 8, 2 non ci sono più, 2 furono schiacciate da un pezzo di ghiaccio, poi ci ha continuato a faticare a coppa e non curate sono diventate nere e maleodoranti e ti veniva forza umire che donandone non c'è niente da fare, si devono tagliare. E tutto facciamo ambresso e già continua a punzignare. Donando, datemi la mano. Vi faccio prima una siringa. Tutto, ma quando parlate, hanno bella. Donando, che cosa state sentendo? Che cosa state sentendo? Cosa avete sentito? Tutto, ma già avete fatto. Le due foglie caddero, come natura vuole, in pieno autunno. L'albero le guardò soltanto un attimo, cadere giù e toccare terra. E in un attimo le radici affondarono profonde nella terra. I fusti si indurirono, il tronco sembrò distendersi, i rami si volsero al cielo e dalla cima dell'albero si udì una voce. Mi sono riposato abbastanza, tornammo a fatica. Filomena faceva la guantaia ai cristallini. Filomena sognava. Filomena sognava un cavaliere con un mantello verde, i pantaloni rosso fuoco e una camicia bianca
come la neve. E succedeva ogni volta che preparava la caprese. Antonio ballava nei night quando smetteva di lavorare. Era un bravo ballerino, sapeva ballare il foxtrot, il valzer, gli slow e i balli americani. Ma quello che amava più di tutti era il tango. Antonio amava le donne, teneva il fuoco dentro. E su quella pista sembrava un tanghero argentino. E le donne si sa, in tutte le epoche hanno sempre apprezzato questa qualità. E Filomena sognava un angelo vestito di rosa, tante piccole macchioline rosa. Le succedeva ogni volta che preparava la zuppa di fagioli. Al bar Giovinezza Antonio conobbe una romana e con lei ballò tutta la notte. Si stringevano forte e si buttavano via. Nel tango la passione si veste di gesti estremi e repentini. Sulla pista sembravano volare e lei ad ogni giro, con voce bassa e appassionata, gli ripetiva all'orecchio sempre la stessa frase: Antonio, portami via. Antonio, portami via. E ad ogni giro mio nonno pensava: ma tu sei romana, stai a Napoli, ma tu da già portò. E Filomena sognava un mago che faceva incantesimi di tutti i colori dell'arcobaleno. Le succedeva ogni volta che preparava i peperoni. Al bar Giovinezza quella sera c'era Rafiline, coppe, quartiere, non fommo noi. E tutta la sala sembrava fare da cornice alla sua bellezza. Tutti avrebbero voluto ballare con lei, tutti, ma non avevano alcuna speranza, perché quella sera Rafilina aveva occhi solo per lui, Antonio, il tanghero della sanità. E furono subito sguardi, intesa, complicità. E la danza fece il resto. Se questo fosse un film americano, la scena proseguirebbe con loro due che fuggono via per un'avventura di passione indicibile e proibita. Ma questo è soltanto Napoli, all'inizio del Novecento. E quindi Antonio, la mattina dopo, andò a parlare in casa. E Filomena sognava un re, un sovrano di un regno dove tutti i sudditi sono gialli come l'oro. Le succedeva ogni volta che preparava il pollo con le patate. Antonio andò a parlare con il padre di Rafilina e, come accade sempre a Napoli, possono cambiare i personaggi, possono cambiare le epoche, possono cambiare i quartieri, ma la domanda che il padre rivolge al pretendente è una sola, sempre la stessa: che capo tiene? Che tradotto significa: fammi capire, si sto facendo un affare. E allora Antonio interpretò la sua parte e, da bravo tanghero napoletano, invitò a ballare la fantasia dell'aspirante suocero, raccontando della bottega del pesce del papà. Il padre, con quella bancarella, riuscì a portare il mare alla sanità. In un vicolo in cui pure il sole smette di scorrere tra sì, il padre di Antonio ci ha portato Mergellina. Il padre di Rafilina aspettò la fine del tango e sentenziò: sì, ma
ma sto mare mezzo vicolo la portata patata, mica è tuo. È il tanghero romantico, sì, ma vostra figlia vuole a me, mica vuole la bottega di papà. E comunque io lavoro. E con la consapevolezza della fondamentale importanza della sua professione, mio nonno esclamò: io porto il ghiaccio a mezza Napoli. L'aspirante suocero scosse la testa. Non basta. Parliamo un poco di vostra figlia Rafilina invece. Ma che lavoro fa? Fa le camicie per un grande magazzino. E allora sentite a me, fate così. Se questo negozio è grande, avrà anche una grande vetrina. E avrà anche tanti manichini. Voi pigliate a vostra figlia Rafilina e mettetela in vetrina al posto del manichino più bello, perché io non la voglio più. Mio nonno, ballando, aveva imparato che la cosa più importante per un vero tanghero è una sola: quando la musica finisce, lui deve essere sempre in piedi. Filomena sognava un marito affettuoso e un padre premuroso per i suoi figli. E succedeva ogni volta che vedeva Antonio portare il ghiaccio. Temperatura di 0 gradi centigradi, l'acqua perde le sue proprietà di fluidità, scorrevolezza, liquidità, distendentezza, bagnevolezza, di essere mezzo di reazioni chimiche e biochimiche, esotermiche e endotermiche, di essere maggior parte del corpo umano, di scendere in pioggia, di raccogliersi in mare, lago, fiume, ruscello e di cadere in cascata. Alla temperatura di 0 gradi centigradi, l'acqua diventa ghiaccio. Grazie a un fenomeno di cristallizzazione, ciò che era liquido diventa solido, ciò che era disarmonico diventa struttura organizzata, ciò che era bidimensionale diventa tridimensionale, ciò che era da bere diventa da mangiare e ciò che scivolava diventa stabile. E se la temperatura non cambia, tutto resta così. E se la temperatura non cambia, tutto resta così. Il ghiaccio custodisce la vita, la conserva, la protegge, la preserva da alterazioni chimiche, biochimiche e ambientali. Il ghiaccio può far sì che anche tra mille anni un uomo resterà sempre uguale ad ora, identico. In Italia c'è un'intera categoria di persone, anche se non è Bernata, è come se lo fosse. Il ghiaccio conserva il nostro cibo, pesci pescati che viaggiano per chilometri e chilometri e chilometri e chilometri e chilometri e chilometri per arrivare nei nostri stomaci esattamente come erano. Sorpresi, frutti colti, carne macellata e farmaci. Se non ci fosse il ghiaccio, dovremmo assumere le aspirine, gli antibiotici, nel momento stesso in cui vengono sintetizzati. E nei laboratori ci sarebbero dottori, tecnici e un esercito di pazienti. La serra si effetta e tu ti riduci, tu ti ritiri e ciò che era solido ti diventa liquido, ciò che era struttura organizzata ti diventa disarmonico, ciò che era tridimensionale diventa tridimensionale, ciò che era mangiare diventa da bere e ciò che era stabile. Sh-
scivola via il ghiaccio, ci restituisce noi stessi. Sui monti ghiacciati giacciono i nostri antenati. Sotto ghiaccio riposano i caduti di tutte le guerre. Il ghiaccio è un memorandum che ci ricorda in continuazione che le guerre sarebbe meglio non farle. Che le guerre sarebbe meglio non farle. Che le guerre sarebbe meglio non farle. E le guerre coloniali, espansionistiche, preventive, umanitarie, di peacekeeping, tutte le sporche, santissime guerre, sarebbe meglio non farle. Perché di questo lavoro di custodire cadaveri il ghiaccio ne farebbe volentieri a meno. Per capire veramente il livello di inquinamento, hai voglia a vedere quanti panda sono rimasti. Hai voglia a verificare quanta Amazzonia ci stiamo fumando. Hai voglia a vedere quante polveri sottili nell'aria diventano molto, molto pesanti nei polmoni. Per comprendere davvero quanto male stiamo facendo alla nostra amata terra, il vero sensore è lui. Il ghiaccio! Quanto meno ce n'è, peggio è. Quanto meno ce n'è, peggio è. Quanto meno ce n'è, peggio è. Il ghiaccio è un monito. Il ghiaccio è un richiamo. Il ghiaccio è un avvertimento. Il ghiaccio è una preghiera. Il ghiaccio è una preghiera. Uomo, fermati. Per ogni ghiaccio che si scioglie, per ogni ghiacciaio che sparisce, la terra piange. E il ghiaccio, fonte della vita, lascia il posto alle lacrime, presagio d'estinzione. Ghiaccio, ti stiamo perdendo. L'ozono si buca, la sera si affetta, e tu ti riduci. Tu ti ritiri, e c'è la solito, diventa liquido. Armonico, c'è una dimensionale, diventa dimensionale, c'è una maggiore, diventa da bere, c'è una stabile, scivola via. Ma mio nonno tutte queste cose manco le sapeva. Per lui il ghiaccio era un'altra cosa, per lui il ghiaccio era la fatica, per lui il ghiaccio era il pane per i figli, per lui il ghiaccio era tutta la sua vita. Ore 23:30, quartiere sanità, stalla, attacco del cavallo al carretto. Partenza per Piazza Garibaldi, fabbrica del ghiaccio. Caricamento a mano, cioè a spalla, di 400 forme di ghiaccio. Peso di ogni forma di ghiaccio 25 kg. Antonio ne portava due alla volta, il cavallo 100 alla volta. Finito il primo carico, partenza per Via Foria, deposito di Antonio. Scarico del ghiaccio. Ripartenza per Piazza Garibaldi, fabbrica del ghiaccio, tutto questo 4 volte. Ore 24:30, ritorno a casa, letto. Sveglia, ore 4, ore 5, partenza per la sanità con il carretto pieno di ghiaccio e inizio del giro delle consegne. Via Foria, dopo Museo, Costantinopoli, San Giovanni e l'Arenaccia, Ponti Rossi, macellai, beccai, salumieri, acqua frescai e pesci vendoli fino alle ore 17. Ore 18, dopo aver messo a posto Giorgio, il cavallo, ritorno a casa con un bel sorriso sulle labbra da donare alla sua famiglia. 365 giorni all'anno, senza un giorno di ferie, senza un giorno di malattie, perché senza mio nonno a Napoli non si mangiava carne, pesce, pollo e salumi e non si beveva l'acqua fresca. Il lavoro di mio nonno non era un lavoro, era una missione. E Filomena questo lo sapeva benissimo, ma se lo voleva sposare lo stesso.
c'era un piccolissimo problema. Antonio era ballerino. E come tutti i tangheri che si rispettino, Antonio non amava una donna. Antonio non poteva amare una donna. Antonio non poteva concepire di amare una donna. Antonio amava le donne. E un pomeriggio, Antonio, dopo aver lavorato e dopo aver accompagnato Filomena a casa sua, andò da una gummarella che teneva via fuori. Filomena, di nascosto, lo seguì. Con calma si vide tutta la scena dei due che facevano i uomo, le smancerie. Aspettò che Antonio si allontanasse e in un lampo piombò sulla donna come una tigre scippandole la faccia. Azza! Mio nonno assistette impotente ed estasiato a tutta la scena e pensò: e questa me la devo sposare, questa me la devo sposare, questa me la devo sposare. E matrimonio fu. Ghiaccio e una guantaia. Dopo 5 anni e 2 figli, Antonio partì in militare per Montesarchio, paesino tranquillo in provincia di Benevento. Era il 1940 e il mondo in quegli anni, piano piano, si era completamente scurtato dell'amore. Ci furono le chiamate per il fronte. Si doveva andare in Croazia e in Croazia si moriva. Per scampare alla follia della guerra, l'unica salvezza per un uomo era la follia della mente. E così facette finta di essere pazzi. Mettava un terreno con la bava in bocca, mi stracciava tutti i capelli, levava e strillava a mezza via. Antonio fu portato in infermeria e lì c'era un medico che aveva già nel nome una condanna: dottore Battaglia. Una cosa curta e china infamità. Mio nonno fu un attore straordinario. Come vi chiamate? Sì, sì. E pecore sono bianche? Sì, 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 sì. Siete sposato? Ha già pigliato l'elicottero. Avete figli? E com'è bello, vino caneo. Ma Battaglia, fedele al suo nome, non gli credette. E per mio nonno si stavano spalancando inesorabilmente le porte di un fronte da cui sapeva che non sarebbe tornato vivo. Allora mio nonno cambiò completamente l'approccio strategico. Tutto. Ma lo sapete perché io sto qua? Perché non volete partire? No, sbagliato! Perché avete paura di combattere? No, sbagliato! Perché siete un vigliacco, perché mi voglio mangiare il lubello una strada vita! Dovettero intervenire 4 infermieri e 2 militari per staccare mio nonno dalla faccia di quel tappetello cazzimboso del dottore Battaglia. Facciamo così, disse l'uomo non molto alto. Io ti faccio dispensare dagli obblighi militari, così non parti, resti a Montesarchio. Però
tu mi devi dare la soddisfazione di dirmi che stai facendo una sceneggiata. Mio nonno si ricompose, assunse il contegno che gli apparteneva, guardò il piccoletto negli occhi ed esclamò: io ve lo dico, però voi non avete fallo me merda. E così mio nonno passò da milite ex vivo a postino ex milite. Antonio si sentiva particolarmente sereno e pensava quanto era strana quella guerra che tutto sommato gli aveva consegnato lo stesso lavoro che faceva a Napoli, il postino. Cioè, uno che consegna qualcosa da un posto a un altro. Inoltre, era migliorata notevolmente la qualità della sua vita. Prima consegnava 400 forme di ghiaccio di 25 kg l'una alle botteghe di mezza Napoli al giorno. Ora, da 3 anni ormai, consegnava sì e no 3-4 buste di 30 grammi dal comandante al colonnello, dal colonnello al comandante al giorno. Pensava a quanto era strana quella guerra in cui non aveva visto ancora manco un nemico. Antonio, in verità, per 30 anni non si era mai mosso dall'Italia. E per dirla tutta, manco da Napoli. E per essere proprio precisi, manco dalla sanità, dal percorso di consegne della sua carretta e dal bar Giovinezza. Quindi lui, un tedesco, non se lo sapeva manco immaginare. E quella mattina Antonio pensava proprio questo. Ma con me un tedesco è uguale a me? Gli piace il tango, gli piacciono le femmine, gioca al bangolotto, la sa cantare o solo mio? Quella mattina Antonio l'avrebbe proprio voluto incontrare, il tedesco l'avrebbe affrontato così, senza armi, con le sue mani, con le sue 8 dita. Avrebbe posato le 3 lettere e calmo calmo gli avrebbe detto: Tede, ma come ti permette di invadere la terra di un altro popolo, di separare mamma dei figli e marito e moglie? Ma lo sai, perché per colpa tua io sto in coppa a sto paese da 3 anni. Sto paese che sarà pure bellillo, che avrà pure i campi pieni di fiori, che avrà anche l'aria dolce come zucchero, dove faccio pure un lavoro leggero, leggero. Ma fondamentalmente, o te, io mi sono rotto cazzo e consegnare in dare una intera 3 lettere fatiente da un comandante strunzano con l'ornello insallato. O te, ma tu sai che stimana ti me la rata per faticare, per purtroppo per famiglia mia, sai che se mi leva questo tu a me mi uccisa. Qui te, io non tengo niente a perdere e non mi importa che ti una pistola, mitra, bomba o carra armata, ma piglia che la faccia bianca e brutta con vorrebbe che ti e da boffe pacca, così la fornisci fucallo in coppa a munnezza. Antonio quella mattina si sentiva particolarmente sereno. E avrebbe detto tutto questo a un tedesco se l'avesse incontrato. Ma quella mattina Antonio se ne trovò davanti
35 i tedeschi, una squadra armata di tutto punto che era andata in avanscoperta per permettere poi a un piccolo esercito di scendere a Napoli. Tutti quei pensieri che si affollavano confusi nella sua testa, Ugalla, Munnez, Pacro, Tedesc, lasciarono immediatamente il posto a un solo pensiero molto più concreto. Mi sto cagando sotto. E in un attimo mio nonno si trovò spogliato delle lettere e dei vestiti e rivestito di un ordine. Portici il tuo comandante. Comandante, è successo questo e questo. Che m'ha fa? Usella, fulgito comandante del piccolo battaglione di 8 gagliardi uomini che presidiava l'insidioso Montesarchio, nel pieno possesso delle sue facoltà, con italico petto e nella consapevolezza che, visto che gli avversi tedeschi stavano scendendo a Napoli, era fondamentale cercare di sbarrare loro il passo a tutti i costi, onde evitare di minacciare la città, il comandante Musella, sprezzante del pericolo, chiamati a raccolta tutti i suoi intrepidi uomini, li guardò negli occhi ad uno ed esclamò: «Waiu, fui mincen!» Le acustiscono fui etma da Montesarchio a Napoli, 50 chilometri di via secondaria, campagne, montagne, le strade principali non si potevano prendere perché ci stavano loro, i tedeschi. Che li facciamo? Che sbruttavano tutte le guaglie un coppo camion. E quando camion erghino e mettevano in faccia un muro. Una volta vennero le contadine ad avvertirci: cambiate strada, è meglio, nel paese ci stanno i tedeschi. Ma i tedeschi avevano già riempito i muri della chiesa di tante macchie rosse. Mio nonno non sapeva niente dei campi di concentramento, degli uomini con la testa rasata, degli uomini con la stella sul braccio, degli uomini trasformati in fantasmi, degli uomini diventati ombre, degli uomini fatti saponetti, degli uomini bruciati e volati via nel vento. Antonio sapeva soltanto una cosa: lui voleva tornare a casa. Noi giorno eravamo io e Pasquale, un calabrese, dal cuore di poeta e dalle mani di operaio. Girammo l'angolo in un palazzo e Pasquale si trovò addosso a uno. Tutti e due alzarono lo sguardo. Era un tedesco. Io in quel momento non vidi due uomini. Io non vidi due soldati, io non vidi due eroi, io non vidi due nemici. Io vidi soltanto due paure. È chi mi fa del male, il nemico è chi umilia mio padre, chi insulta mia madre, il nemico è chi mi distrugge la casa, chi si prende la mia terra, il nemico è chi calpesta i miei diritti, chi sfrutta i più deboli, il nemico è chi porta libertà inzuppata di sangue, il nemico è chi si dice Gesù ma le mani di Satana. Il nemico è chi esporta la democrazia con una pioggia di bombe, con una tempesta di torture. Il mio nemico è il potente che protegge se stesso schiacciando il suo popolo. Il mio nemico è il potente che coltiva potere mentendo alla gente.
accento diverso dal mio. Tu che hai la divisa di un altro colore. Tu che quando preghi implori un altro nome. Tu che hai un proiettile del mio fucile nella testa. Tu non sei il mio nemico. Tu disteso ai miei piedi, con gli occhi al cielo a cercare un perché. Tu non sei il mio nemico. E non lo sei mai stato. Tu mi sei fratello. Tu mi sei figlio. Tu mi sei padre e madre. E la morte porta il nemico con sé. È disteso ai miei piedi. Resta soltanto un uomo. Pasquale e Tedesco strinsero forte ognuno la propria pistola, come a stringere la vita che nessuno dei due voleva perdere. Si guardarono in dall'occhio e tutti e due alzarono sulla mente in mano. Fugando Ur e Tinareta, mannaggia vita mia, loro sono i tedeschi, a un macchiappano, non ce l'ha già fa bora, sti cornuti, io sono veloce, io corro più forte loro, sti scurnacchiati, sti figli spaccini, sti caini, sti figli zoccoli, sti chinecordi, sti merdaiuole, e fu allora che la vide. Un attimo si fermò a guardare una scena irreale. Altro momento della sua vita non avrebbe fatto quello che ha fatto, ma dietro di sé aveva il tedesco e davanti a sé a pochissimi metri c'era il treno Acerra-Napoli. Così mio nonno ingoiò forte. La sua testa, il suo cuore, la sua anima gli dissero che quella che aveva visto era soltanto una fabbrica di bambole abbandonata e si precipitò sul treno. Questa è la storia di un napoletano, un tedesco e un treno. Tutum tutum. Il treno dovrebbe avere la funzione di portare uomini da un posto all'altro, almeno che a bordo non sia salito un tedesco, e la pensa però diversamente. I tedeschi rastrellavano tutti i giovani che incontravano sul loro cammino e li fucilavano. Tutum tutum, tutum tutum, tutum tutum. Questa è la storia di un napoletano disperato, un tedesco assassino e di un treno. Tutum tutum. Tutum tutum, tutum tutum. Questa è la storia di un napoletano che cercava la salvezza, un tedesco che cercava una vittima e un treno. Tutum tutum, tutum tutum. Un treno, tutum tutum. Un treno e una grassona grassa come non aveva mai vista in tutta la sua vita. Aveva due angurie anteriori, un lavabo bifamiliare posteriore, stava seduto su due sediolini, due, come non ce la faceva, due. Aveva un vestito lungo, lunghissimo, sembrava un teatro tenda, un circo. Mio nonno la vide e si illuminò. Tutum, tutum,
Tutun tutun. Tutun tutun. Signore, faccio chiedere una cortesia. Lo posso nascondere sotto la vesta vostra. E così fece. Tutun tutun. Intanto il tedesco si avvicinava allo scompartimento. Tutun tutun. Antonio sotto la grassuna ne sentiva i passi. Tutun tutun. E più si avvicinavano, tutun tutun, più distinti, tutun tutun, sentiva i battiti del suo cuore. Il tedesco cominciò a intimare al teatro tenda di alzarsi. E nella testa di mio nonno si presentarono tre possibili scenari. Uno, la grassona si alza e lui muore. Due, il tedesco spara la grassona e lui muore. Tre, si rompe il sediolino, cade la grassona e lui muore, facendo pure una figura e merda. Il cuore gli stava per esplodere nel petto. La grassona più volte tentò di alzarsi, incitata dalle urla del tedesco, ma Antonio da sotto la tirava giù. La grassona saliva e scendeva, scendeva e saliva. Sembrava una gigantesca boa in mezzo al mare, finché mio nonno non ascoltò più il suono martellante del suo cuore. Ma sentì un urlo lontano, i passi del tedesco che si allontanavano veloci, un ordine in tedesco, fucili che si caricavano, un altro ordine, spari, corpi che cadevano, rumore di treno che riparte. Mentre una lacrima sottile, come una lama, tagliava il viso di Antonio, mio nonno urlò, tra le labbra chiuse, una sola parola: casa. Ave Maria, fate un Antonio a casa mia. Caldo sangue di Gesù, io non posso aspettare più. Santa Lucia e Santa Agnese, non facete passare a due mesi. San Gennaro e San Giovanni, facete lavorare con tutte le mani. Alfonso dei Liguori, stalla vicino quando dorme fuori. Sant'Antonio e San Pasquale, facite a me lavare con me, dalle qua. Filomena pregava. Ave Maria, Ave Maria, donna Antonia a casa mia, caldo sangue di Gesù. Non posso aspettare più. Santa Lucia, Santa Agnese, non facete passare ad un mese. San Gennaro, San Giovanna, fallo venire con tutte le panne. Sant'Alfonso delico, dalla vicina si dorme pure. Sant'Antonio, San Pasqua, la strada a me, dalle qua. Hey, 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 hey. Filomena pregava, 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 pregava. Ave Maria, donna Antonia a casa mia, tanto sangue di Gesù, in un pozzo aspetta chiusa, da luce, santa che tu facite bastare ad un mese, San Gennaro, San Giovanni, dalla venire con tutte le parti, Sant'Alfonso delico, dalla vicina si dorme fu, Sant'Antonio, San Pasquale, dalle mille, dalle qua. Santissimo Padre Eterno, fammi uscire in quest'inferno. Thank you.
Antonio tornò a Napoli sulle ali di una preghiera. A casa ricevette i baci, gli abbracci, le lacrime della sua Filomena. Ma l'allarme continuava a suonare quasi tutti i giorni. L'allarme continuava a suonare quasi tutti i giorni. Nel rifugio dei cristallini ci stava un sacco di gente, di cavalli. Praticamente il rifugio era una stalla. Lì dentro c'era caldo e la vicinanza di tanti esseri viventi dava un senso di sicurezza agli adulti. Ma i bambini là sotto, cosa pensavano i bambini? Antonio aveva ancora negli occhi la fabbrica di bambole ad Acerra. Mentre vedeva la sua piccola Maria in braccio a mamma Filomena, con uno sguardo strano che non riusciva a decifrare. Antonio provava un'infinita tenerezza nel vedere la mamma che per tranquillizzare la bambina le ripeteva nel bel mezzo del bombardamento: non ti preoccupare, non ti preoccupare mamma, è una festa, è soltanto una festa, è Capodanno. Antonio riusciva anche a sorridere pensando al giorno in cui la piccola Maria gli avrebbe chiesto: papà, ma in un mese ci stanno 30 capodanni. Poi ci furono 4 giorni. In cui Napoli dopo più di 100 bombardamenti, dopo più di 30.000 figli ammazzati, dopo centinaia di padri deportati, dopo il terrore nazista, delle razzie, dei rastrellamenti, delle fucilazioni sommarie e dei saccheggi, a Napoli a cominciare in Apulia i mobili, a coppe e funesti, al Pomero, all'Arenella, a Capodimonte, a Ponticelli, a Piscino, la Barra, a Soccava, alla Sanità, un lavoro di preda coppe e palazzi, operai, studenti, contadini,
impiegati, professionisti, attività in Masanil. E a rinde pistulella fitta, a piaci, o fuoco vero. Ci furono 4 giorni in cui Napoli conobbe il coraggio, l'orgoglio, la dignità, la solidarietà, il riscatto, la vittoria. Ci furono 4 giorni in cui Napoli conobbe la resistenza. D'oro al valore ai 4 scugnizzi morti ad memoriam. Gennaro Capuzzo, 12 anni ad memoriam. Filippo Illuminati, 13 anni ad memoriam. Pasquale Formisano, 17 anni ad memoriam. Mario Minichini, 18 anni ad memoria. E quando il 1° giugno del 1943 arrivarono gli americani a Napoli non ci stava manco una persona che parlava tedesco. Napoli si riprende la pace e anche il vicolo, dove c'era il basso della famiglia di Antonio, stava riscoprendo la sua di pace e piano piano stava ritornando nel vicolo la solita proverbiale tranquillità. Frisco, frisco, mescia! Lo tengo frisco, frisco, me! E con pepe e amore! O panino carico! O panino carico! Arrotino, arrotino! Amo la fuori, mi c'è in cunti! Lucellino, mi sta che mai! Accattate vo spa! Accattate vo spa, sì no! Accattate vo spa! O bellone capro, o bellone capro! E che parola sta ammazzando, uè! E che ferma sta andando, uè! E che c'è un santo vado, uè! E che pezzi che muovi! A Lucanna, stamma c'è sempre accorta a Don Armando! Don Armando! L'unico uomo grado di sconvolgere quel delicatissimo e calibratissimo ecosistema lavorativo arrangiatissimo. L'uomo capace di sovvertire completamente ogni equilibrio in quel vicolo e forse in tutta la città. L'unico uomo che a Napoli faceva il suo dovere. Don Armando, un dirigente comunale che aveva deciso di usare la linea dura contro tutti i lavoratori che non stavano a posto coi permessi. Cominciando proprio da questi strani personaggi che portavano il ghiaccio in giro per Napoli. E così, ben presto, il nome Don Armando faceva tremare mio nonno e tutti i suoi colleghi. Don Armando costrinse mio nonno a sostituire il fedelissimo, l'inseparabile compagno di 1000 avventure, Giorgio, il cavallo, con un banalissimo Moto Guzzi speciale. Ma la storia ama giocare con i suoi protagonisti.
E spesso fa sì che i ruoli si cambino, le facce si mischino. E così finisce che non si distingue più la vittima dal carnefice, il persecutore dal perseguitato. La figlioletta di 5 anni di Don Armando si ammalò gravemente. Don Armando dovette rivolgersi disperatamente alle persone che perseguiva, perché a quell'epoca il ghiaccio, oltre ad essere custode di vita, di cibo, di storia, oltre a essere memorandum, oltre a essere avvertimento, oltre a essere monito, oltre a essere preghiera, il ghiaccio dava beneficio e sollievo a chi soffriva. La figlioletta di Don Armando aveva forse quello che all'epoca veniva considerato il male innominabile, un male, il male tremendo e sconosciuto, e ce l'aveva sotto forma di liquido nella pancia. Don Armando gira tutta Napoli e pregò disperatamente tutti i portatori di ghiaccio. Aiutate a mia figlia, aiutate a mia figlia. Ma tutti si rifiutarono. Carnefice e vittime, carnefici e vittime. È solo la storia che gioca. Ma la storia non calcolò il fattore A, Antonio, il tanghero, il nonno immortale, il lavoratore di ferro, il militare fuiente, il finto pazzo. L'uomo che aveva donato tutta la sua vita alla famiglia. Antonio che quando si vide davanti Don Armando, la sua preghiera per la sua figlioletta, per la sua creatura, rivide il tedesco che lo inseguiva, rivide il treno, rivide Acerra, ma non rivide più una fabbrica di bambole abbandonate. In quel momento gli fu tutto chiaro. Antonio non poteva più sfuggire alla storia, perché la storia aveva deciso di giocare anche con lui. E attraverso un sipario strappato, Antonio ora vede un orfanotrofio distrutto e pezzi di bambini tutto attorno. Negli occhi di quel padre disperato, Antonio vede i suoi occhi, ed erano occhi di un padre senza cuore. Nei 3 mesi che seguirono, le giornate di mio nonno subirono un leggerissimo cambiamento. Ore 23:30, quartiere Sanità, stalla, moto Guzzi special. Partenza di Piazza Garibaldi, fabbrica del ghiaccio, caricamento a mano, cioè a spalla, di 400 forme di ghiaccio. Peso di ogni forma di ghiaccio 25 kg. Antonio ne portava 2 alla volta, il moto Guzzi special 200 alla volta. Finito il primo carico, partenza di Via Foria, deposito di Antonio, scarico del ghiaccio, ripartenza di Piazza Garibaldi, fabbrica del ghiaccio, tutto questo 2 volte. Ore 24:30, ritorno a casa, letto. Sveglio ore 4, ore 5, partenza dalla sanità con il moto Guzzi special pieno di ghiaccio, inizio del giro delle consegne, via Faringo, Pomuseo, Costantinopoli, San Giovanniella, Renaccia, Ponti Rossi, macellai, beccai, salumieri, acqua frescai e pescivendoli fino alle ore 17. Ore 18, casa di Don Armando, forma di ghiaccio in spalla, 3 piani a piedi.
ora 18:15, le sue mani staccano alla forma di ghiaccio due pezzi, avvolgono ogni pezzo in un panno. Ne appoggiano uno sulla fronte della bambina e l'altro premuto forte sulla pancia. Ora 19:30, ritorna a casa, ma Antonio non rideva più. Donna Antò, non c'è bisogno che lo fate voi, lo posso fare io. Donna Armà, a fare sta cosa ci va soltanto uno come me. Io lo so perché a mia figlia la volete curare voi e vi ringrazio tanto per questo, Donna Antò, perché a Napoli voi conoscete il ghiaccio ma io di tutti quanti, è vero Donna Antò? Vero, Donna Antò? Donna Antò. 3 mesi dopo, 90 forme di ghiaccio dopo, la figlia di Don Armando guarì e mio nonno finalmente ricominciò a sorridere. Di lavorare a 80 anni, basta, non ne hai bisogno. Sì, è chi l'ha detto? E oggi fatto questo tutta la vita, non mi posso fermare più. Un giorno, Antonio aveva 82 anni e come tutte le volte, ora 23:30, quartiere sanità, stallo, partenza piazza Garibaldi, fabbrica del ghiaccio, rende a marcia, spalle, 400 fumi, pesa di fumi, 25 grammi, Antonio portato 2 alla volta, ma tutti speciali 200 alla volta. Finito prima magari, partenza via Farida, posito Antonio, scarico dei ghiacci, partenza piazza Garibaldi, fabbrica del ghiaccio, tutto questo 2 volte, rimasto a tendere, torno a casa letto, risvegliare 4, 5, partenza della sanità, con modo Uzi special pieno di ghiaccio, per iniziare del giro delle consegne. Con il furgoncino carico di tutte le forme di ghiaccio, azionò come tutte le mattine la chiave d'avviamento. Solo che invece di partire il motore del moto Uzi special, partì una fiammata in mezzo ai piedi. Ora se mio nonno non fosse stato mio nonno, ma un ragazzo dei nostri tempi, per capirci, un ragazzo alternativo, panca bestia, iPod, fighetto, internet, PlayStation 3, sarebbe diventato un tizzone umano. Ma mio nonno, calmissimo, si Mel Gibsonizzò. Diede, come in un film americano, una capata nel finestrino destro, pa! Si tuffò a pesce, tipo Rambo, da fuori, il moto Guzzi dietro di lui esplose. Mio nonno non batte ciglio, con calma si spolverò, si alzò, si guardò il moto Guzzi e disse: Marò, sei squagliato tutto il ghiaccio, era meglio Giorgio. Nonno, smettili di lavorare, 82 anni, basta, non ne hai bisogno, sti pur facendo la fine Giordano Bruno. Anche questa volta il nonno ascoltò i buoni consigli, continuò il suo lavoro mettendosi in società con un uomo dotato di furgoncino e di meno anni di lui, Paoluccio, 65 anni, un adolescente. Mio nonno 82 anni, Paoluccio 65 anni, fece la società della terza età. Però per 2 anni noi non lo vedevamo più come era prima, quando la gioia per quello che faceva incredibilmente eclissava completamente la fatica disumana. Lo vedevamo sempre nervoso, contrariato, finché un giorno, apparentemente come tutti gli altri, il nonno tornò a casa, aveva 85 anni,
e diede a tutta la famiglia il triste e solenne annuncio: da oggi smetto di lavorare. Noi rimanemmo stupiti e increduli quando ci disse il motivo. Mio nonno smise di lavorare a 85 anni, non per il trauma dell'incidente, non per l'età, non per la stanchezza, ma per Paoluccio, il socio 65enne. Mio nonno dichiarò: i cucchi su bozza fatica, te una mentalità troppo all'antica. Io credo che ogni uomo sia prezioso. Io credo che ogni uomo sia un bene prezioso. Io credo che ogni uomo sia un miracolo d'amore. Io credo che ognuno di noi sia un unico, irripetibile miracolo d'amore. E credo che ognuno di noi abbia almeno un'altra persona da salvare facendole dono nel proprio amore. Grazie nonno Antonio, perché se io sono qui stasera è solo grazie a te.